What a tutti ciurma e benvenuti da Giacarina in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. E quindi eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta siamo riusciti finalmente a fuggire ragazzi dal castello di Dulcinea. La storia fra Dulcinea e Cap Spaceball sembra essersi conclusa nel migliore dei modi, perché nonostante si fossero lasciati, Cap Spaceball è tornato all'arrembaggio per chiedere la mano addirittura di Dulcinea. Il punto è che alla fine di tutto ci siamo risvegliati e quindi ci siamo ritrovati qui con Kel che bussava alla nostra porta e quindi ci ha chiesto di andare a fare un giretto con lui, perché sua madre insomma gli ha commissionato di comprare alcune cose in Fairway Plaza. Nel frattempo qualcuno di voi mi ha anche suggerito di tornare dove abbiamo avuto l'incontro con Aubrey, quindi suppongo che... Oddio, chi è che ha scritto sta cosa sul marciapiede? Ma come? Cos'è successo qui? Accidenti, devono essere stati Aubrey i suoi... Robin, rispondimi onestamente. Puzzo? Ah, mappete, cioè così, con una magia proprio per cancellare una scritta dal marciapiede. Va bene, va benissimo, ok. Allora, qui c'è la casa di Aubrey e se non ricordo male la chiesa dovrebbe essere qua in fondo, se non erro. Infatti proviamo un attimino a vedere cosa succede, se succede qualcosa di particolare. Oddio, ma c'è il parroco qui, salve. È tutto il giorno che il cimitero mi trasmette una sensazione strana. What the fuck? Perché mai vorrei sapere. Io per curiosità sono andata a rileggere il commento, infatti mi avete detto di tornare proprio alla chiesa. Mi è stato scritto che così si sarebbe sbloccato una nuova area, probabilmente. Ah, probabilmente si tratta proprio questo, del cimitero. Oh, caspita. Quindi è probabile che Mary sia qui. Oddio, un orsacchiotto, una lapide... Qui non ci fanno neanche correre, mi pare pure abbastanza giusto e normale, ragazzi. Meno male, ragazzi, che a volte questi suggerimenti me li date, perché molto probabilmente io non potendo immaginare, insomma, di poter tornare qua, magari mi potrei perdere qualcosina di importante. E infatti io direi comunque di guardare un po' tutto. Questa tomba è bella grande. Ah, no, tomba, salabide, il simbolo di Fairway Town, dovrebbe rappresentare le porte verso una vita migliore. Ricordi vagamente di averlo studiato all'elementario. Ok, non è una lapide nello specifico, ma un monumento comunque. Tutto molto strano. E qua c'è, guarda caso, una strana luce. Cioè, strani raggi di luce che illuminano. Oddio. La nostra amata Mary. Il sole splendeva più intensamente quando era qui. Mary. Sembra che sia passato così tanto tempo. Mi ritrovo spesso a pensare a lei. Deve essere lo stesso per te. Sai, quando Mary scomparve, Hiro perse interesse in tutto. Non voleva né uscire dal letto né mangiare. Smise di prendersi cura di se stesso e di dedicarsi alla cucina. Rimase in quello stato per quasi un anno. Nemmeno mamma e papà sapevano cosa fare. Cercavamo tutti di aiutarlo ed essere di sostegno, ma non serviva a nulla. Una notte andai da lui, che se ne stava rannicchiato sotto le coperte, e iniziai a parlare del più e del meno. Gli dissi che ci mancava tanto, che volevamo stesse meglio, che eravamo tutti preoccupati e che Mary non avrebbe voluto vederlo così. Pensavo che le mie parole lo avrebbero aiutato. Ma Hiro si arrabbiò. Scattò in piedi e iniziò a urlarmi contro un sacco di cose, anche cose molto brutte. Ma credo di averne rimosso la maggior parte. I suoi occhi erano già rossi, ma più urlava contro di me, più forte piangeva. Feci del mio meglio per calmarlo, ma ogni parola che dicevo peggiorava la situazione. Non avevo mai visto Hiro in uno stato simile, ne rimasi scioccato, ed ero così spaventato che, scoppiai a piangere pure io.
Alla fine mamma e papà entrarono in camera nostra e corsero ad abbracciarlo e a confortarlo. Però ignorarono del tutto me. Penso che fu questo a far tornare Hiro in sé, perché quando se ne accorse corse subito ad abbracciarmi. Continuava a scusarsi senza sosta, però da quel momento iniziò a stare meglio. Tornò a prendersi cura di se stesso e a concentrarsi sugli studi. Iniziò perfino varie attività facoltative. Lui è portato per natura a eccellere, ma si impegna tantissimo lo stesso. Sono così fiero di lui. È un po' più chiuso in se stesso di un tempo, ma sono felice di aver avuto indietro mio fratello. Scusami, ho parlato davvero a lungo. Non penso di averlo mai raccontato a nessuno. Non è colpa sua, ma penso che Hiro si dia ancora la colpa per la morte di Mary. Hiro non è mai venuto qui, nemmeno una volta. Capisco quanto soffra, ma forse gli farebbe bene. Non saprei. La morte di Mari ha letteralmente sconvolto tutti quanti del gruppo. Hiro è addirittura caduto in depressione, c'è stato per un anno, e capisco tanto quelle cose che ha descritto Kelly, non prendersi cura di se stesso, il non volersi alzare dal letto, il non voler fare nulla, perché purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle ed è per questo che anche solo leggere, ragazzi, queste cose mi colpisce sempre perché so che significa ed è brutto, ed è molto brutto anche per chi ti sta vicino, perché le altre persone sono purtroppo impotenti, non possono fare niente. E Kella ha addirittura detto che Hiro si è incolpato per la morte di Mari. Io vi ringrazio ragazzi, ripeto, per queste indicazioni perché magari potrei perdermi cose tipo questa, no? E cose che possono permetterci anche di analizzare un po' più a fondo forse anche i personaggi. Se non fossi venuta qui non avremmo mai saputo che Hiro è addirittura caduto in depressione per la morte di Mari e che addirittura si è incolpato per questo. E quindi sono dettagli importanti. Qualcuno di voi mi ha anche scritto che mi sono persa un'area nel mondo dei sogni che purtroppo abbiamo lasciato. E mi dispiace, ragazzi, vedete, se a volte mi perdo questi dettagli, ma veramente non spesso non mi accorgo di tante cose. Quindi vi chiedo scusa per questo. Vediamo. Dobbiamo passare da Gino, la pizzeria, e dal panificio dell'Adermart. Fai strada tu, Robin. Quindi dobbiamo andare da Gino. Guarda un po' se chiama Gino, la pizzeria, eccolo qua. Vediamo un po' cosa dovremmo mai prendere da Gino. La pizza di Gino è il massimo, eccessiva, oleosa, ricoperta di formaggio fuso, proprio come piace a me. Buon appetito! Allora, ah, c'è Aubrey, cazzarola, non avevo notato perché sta di qua, non l'avevo vista. Chomp, chomp, chomp. Ti va di andare al nostro luogo di ritrovo oggi? Porterò la mia canna da pesca. L'ho fatta ieri, con un bastone e una corda per saltare. Pensi che funzionerà, Charlie? Allora, andiamo al nostro posto segreto? Perfetto per un appuntamento. Porterò una delle mie ragazze. Nuotare. Sembra divertente. Bravi! Mentre voi giocate come bambini, io mi allenerò al rimbalzello. È tutta la settimana che cerco i sassi perfetti. Ah! Prova quanto vuoi, Kim, ma non batterai mai il record di Aubrey. Stai zitto, Michael. Sai bene che nessuna ragazza verrebbe mai al lago con te senza venire pagata. Ti ho detto di chiamarmi il Disa! Mi sono morso la lingua! Che perdente! Oh no, tutto bene, maestro! Che tu sia maledetta, Kim! Aubrey, zitta, zitta! Ehi! Non ha niente da dirci. Va bene, parliamo con Gino allora. Oddio, non so se lui è Gino, ma è il pizzaiolo. Ciao e benvenuti alla pizzeria di Gino. Cosa posso fare per voi? E là, siamo qui per ritirare un ordine. Capisco. Cosa volete quindi? Oh, lo so. Per caso volete della pizza?
Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Una cazzo di pizzeria, pensavo di prendere i cannelloni. Mia madre dovrebbe aver telefonato stamattina per ordinare un sandwich Ciro. Sono qui per ritirarlo. Oh, capisco, siete la famiglia che continua a ordinare sandwich invece della pizza. Beh, ma sono sul menù, no? Sì, hai ragione, immagino. Va bene, vado a prenderlo. Se sono in menù, che cazzo vuoi? Sai, non ricordo se te l'ho mai detto, ma è per questo che mio fratello è chiamato Hiro. Uno penserebbe che stia per eroe e che si sia guadagnato il soprannome salvando un cucciolo o roba simile. Ma no, è solo perché ama tantissimo i sandwich. Ah, ok, fantastico. Bene, ecco il vostro sandwich Hiro. Buon appetito. Perfetto, abbiamo preso l'ordine. Ottimo, grazie. Bene, ora possiamo andare, Robin. Sono pronto quando vuoi. Adesso mancano solo i biscotti dal panificio dell'Odermart. Va bene, quindi dobbiamo andare al panificio. Quindi entriamo anche qua. E dobbiamo arrivare alla zona del... Andiamo al panificio. La mamma ha già fatto l'ordine. Lo so, infatti è lì che voglio andare. Allora, di qua ci sono le caramelle. Questa che figura sarebbe, scusate? Per la farmacia. No, la farmacia non ci interessa. Qua c'è il pesce, mi pare ovvio. Ehi, lavoro. Come lavoro? Ok, no. Vuoi fare questo lavoretto? Buona idea, passerò il tempo in giro intanto che ti aspetto. Non volevo fare il lavoretto. Io do arma, tu uccidi mosche, ok? Io... Ragazzi, è stato uno sbaglio, perché ho cliccato troppo veloce. Ma che cavolo... Ma che cosa sta succedendo? Allora, ok, ragazzi, allora, questa cosa è assurda, È abbastanza assurda. Ok, diciamo di sì. Madonna santa, ma ci metterò una vita. Mannaggia la miseria. Oh, cavolo. Robin si è proprio incacchiato. Va bene, vediamo di far fuori tutte ste moscacce allora. Raga, veramente è stato un errore. Non volevo, cioè, manca a farla apposta. Ok, via pure la seconda moscaccia, grazie. Perfetto. Andiamo di beccare anche le altre. Ma oddio, ma c'è una vespa. Aia, la fessa di tua sorella mi ha pizzicato. Ok, vediamo di fare fuori anche questa vespaccia. Dai. Ok, via anche la vespa, è più resistente. Ah, ok, perfetto. Ecco l'altra mosca, spero sia l'ultima. Ah, le ultime. E via una. Via la seconda. E via la terza. Ok, ce l'abbiamo fatta? Ditemi che è finita, per favore. Proviamo a tornare qua. Ben fatto. Ok. Ah, vabbè, mi ha pagato, dai. Mi ha dato 20 dollari. Non male, non male. Immagino che Kel sia tornato. Comunque, allora, qua di fianco c'è la macelleria. Com'è andata? Mentre lavoro ho deciso di parlare con gli sconosciuti. Mi sono divertito un sacco. Comunque, possiamo andare quando vuoi. Va bene, andiamo, andiamo. Eccolo qua il panificio, ragazzi. Ci siamo. Salve, buongiorno. Benvenuti al panificio della nostra famiglia. Cosa posso servirvi? E là, siamo qui per ritirare un ordine. Ah sì, tua madre ha detto che saresti passato, anche se ti aspettavo prima. Vado subito a prendere l'ordine. Vabbè, cambia poco, cioè alla fin fine siete aperti, siete qua. Lo sapevi, questo panificio è della famiglia di Michael. È difficile cogliere la somiglianza, visto che indossa sempre quell'orribile parrucca gialla. Sembra quasi che faccia uno sforzo per distinguersi dagli altri. Ecco il vostro ordine, buon appetito e tornate a trovarci. Perfetto, abbiamo preso anche quest'ordine, ottimo, grazie. Bene, ora possiamo andare, Robin. Sono pronto quando vuoi. Va bene, anch'io sono prontissima, per cui penso che potremo direttamente uscire, immagino. Ecco fatto. Dolci, a posto. Sandwich, a posto. Bene, abbiamo finito appena in tempo. Il sole sta per tramontare. Torniamo a casa mia. Hiro dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Quindi presto vedremo Hiro, ragazzi. Oddio, cioè dopo così tanto tempo. Dopo, insomma... Tanto tempo, sì, dopo... Quanti anni avevano detto che erano passati? Manco mi ricordavo. Cioè, comunque sono emozionata. Caspita. Torniamo immediatamente indietro. Ecco qua la casa di Kel, ci siamo. Prima però, ti avviso che la mamma sarà un po' arrabbiata con me per averci messo così tanto a fare la spesa. L'aspettavo per l'ora di pranzo, ma mi sono fatto distrarre, insomma, lo sai come funziona. Comunque sia, ho la soluzione perfetta. Quindi, ecco, entra tu per primo. La mamma sarà entusiasta di vederti e soprattutto si dimenticherà di sgridarmi. Che ne dici? Abbiamo tutti da guadagnarci. Tutto chiaro? Bene, andiamo. Va bene, andiamo. Non si osa bussare, no? Dov'è la mamma di Kel? Mamma, c'è Robin! Oh cavolo. Direi che è infuriata comunque. Che ti è successo, Kel? Sei uscito non so quante ore fa. Quanto ti ci vuole a comprare qualche sandwich? Oh cielo, ma...
Robin, sei davvero tu? Che gioia rivederti, ma caro, sei così magro. Stai mangiando come si deve, tipico delle mamme. Ecco quello che avevi chiesto, mamma. Perfetto, le abbiamo dato le cose. Presto, Robin, andiamo di sopra nella mia stanza. Aspetta un momento, giovanotto. Ciao mamma, chiamaci quando è pronto. La snobbata direttamente così. Vabbè, madonna, ma la casa è uguale. È uguale alla nostra. E questa è la camera, mappete. Bene, ci siamo, fai come se fossi a casa tua. Guarda, un canestro da basket e uno stereo, come ho sempre voluto. Dai, ti faccio sentire qualcosa. Niente male, eh? Però la mamma non vuole che tenga il volume troppo alto per via di Sally. Chi è Sally? Ah, giusto. Non hai mai visto Sally, vero? Beh, direi di no. Indovina un po', Robin. Sono un fratello maggiore ora. Sally è una sorellina. Probabilmente la mamma la porterà di sotto verso l'ora di cena. È così piccola e carina. Kel, c'è una ragazza alla porta. Dice che vuole parlare con te. Una ragazza? Oh, mi chiedo chi possa essere. Sì, però spegni la radio. Mamma mia, fa un casino. C'è anche una console, ma che carino. Modellini e giocattoli, ce ne sono di nuovo l'ultima volta che sei stato qui. E questa immagino che sia la parte di Hiro, no? Suppongo, questa di Kel è un macello, vabbè. Comunque scendiamo, vediamo chi è la ragazza che è alla porta. Chissà se è Aubrey, ragazzi. Ah, non è Aubrey. Ciao Kel, ciao Robin. Scusate il disturbo, mi chiedevo se sapeste dove si trova Basil. Oh, porca miseria. Pensavo che potesse essere con voi. Basil? No, mi dispiace. Oggi non l'abbiamo visto. Oh, non fa nulla. Io sono sicura che tornerà. Prima è corso via e non è ancora tornato. Se lo incontrate, potete dirgli di tornare a casa. Sono così preoccupata per lui. Oh, cavolo. Certo che sì, Polly. Terremo gli occhi aperti. Grazie. Sapevo di poter contare su di voi. Mi se n'è andato. Cioè, nel senso, è scappato da casa. Basil è scomparso. Ho un brutto presentimento. Soprattutto con Aubrey e la sua banda in giro. Forse dovremmo provare a cercarlo prima che faccia buio. Possiamo andare a cercarlo, mamma. Ti prego. Beh, quella ragazza era così preoccupata. Va bene. Ma tornate per cena. Ok. Ma... dove cavolo andiamo a cercarlo? Non è che sarà andato a casa di Aubrey. Per caso, magari. Ma perché andare a casa di Aubrey? Cioè, non avrebbe tanto senso. No, qua non risponde nessuno. Forse è andato in chiesa anche lui? Non lo so, magari aveva bisogno di stare un po' da solo? No, purtroppo non è qua. Non è che magari, per puro caso, è arrivato qui, no? No, qui al cimitero non c'è. Sono preoccupata, ragazzi. Cioè, dove potrebbe mai essere andato? Forse sarebbe il caso di tornare a Fairway Plaza, ragazzi. Aubrey e la sua banda erano lì, perlomeno prima erano in pizzeria. Ok, allora proviamo ad entrare adesso da Gino. Vediamo se sono ancora qua i ragazzi. No, ovviamente sono andati via. Avevano parlato tipo di un posto segreto dove andare. Sì, però perché mai Basil dovrebbe andare lì? Cioè, non ha senso. Che Basil sia da qualche parte nel parco Fairway. Vediamo. Non lo vedo. Accidenti, dove sarà Basil? Non lo vedo da nessuna parte. Che qualcuno mi aiuti! Oddio, Robin, hai sentito? Sembrava la voce di Basil. Aiuto, aiutatemi! Da dove proviene la voce? Un momento, io so dove ci troviamo. La voce di Basil viene dal nostro vecchio luogo di ritrovo. Dove? Dove? L'ingresso dovrebbe essere ancora qui da qualche parte. Ok, allora intanto, visto che c'è il cestino da picnic, io nel dubbio comunque salvo, ragazzi. Non è che è sotto sto masso. Magari. Oh, oddio, che è successo qua? Basil! Oh, cavolo. No, che gli fate? Vi prego, aiutatemi! Ma che urli a fare, Basil? Basta con le scenate. Questo è il nostro luogo di ritrovo segreto. Nessuno ti ha invitato, non puoi restare qui. Dannazione, Basil, abbassa la voce, così che scopriranno questo posto. Sì, non vogliamo farti del male, vogliamo solo che tu vada via. Ehi, fermi! Cosa state facendo a Basil?
Cosa? Ah, Kelly e Robin, ancora voi? Perché saltate sempre fuori voi? E come avete trovato questo posto? Forza, Aubrey, dobbiamo difendere il nostro territorio! Aubrey... Vai via, Kel, non sei il benvenuto qui. Questo posto è nostro. Oh, quindi adesso è vostro. Ma pensa, prima era il nostro luogo di ritrovo. Dico bene, Aubrey? Attento a quello che dici o le prendi di brutto. Va bene, fate come volete, ma almeno lasciate stare Basil. Non gli abbiamo fatto nulla, ha iniziato a urlare senza ragione. Sì, certo, e perché dovrei credervi? Stiamo dicendo la verità, smettila di giocare al paladino della giustizia. Forza ragazzi, facciamo in modo che questi due non ci rompano mai più le scatole. Ottima idea, ti copro le spalle il dissidente. Aubrey, fai qualcosa. Sistemiamo i conti in sospeso, Kel. Se tu, Robin, tu e Robin ci tenete così tanto ad affrontarci, vi accontenteremo. Forza ragazzi, facciamogliela vedere. Ma per davvero? What the fuck? Ma non avrò alcuna speranza contro questi, dai. Cioè, che cosa li facciamo in due? Non possiamo fargli un cavolo. Ma l'attacco di Robin manco ha effetto. Cioè, che facciamo? Non posso fare nulla. Questo è un gran guaio. È così che deve andare, nel senso che non abbiamo speranze comunque. Perché non è possibile. E prenderle, ragazzi. Non c'è altra cosa. Vedete. È successo davvero. Abbiamo vinto, maestro, abbiamo vinto. Vi sta bene, perdenti. Kim, ho fame, andiamo a mangiare qualcosa. Kel, Robin, vedete di levarvi di torno. Wow, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sconfitto il male! Ma chiama male tua sorella, stronzo! Dannazione, mi spiace, Robin. Sei avversari insieme erano troppo, mi sa. Anche se sono una banda di perdenti. È finita, Kel. Lascia questo posto. Non è più il luogo per te. No, mi rifiuto. Non posso andare via dopo aver visto cosa sei diventata. Cosa direbbe Mari? Perché continui a tirarla in mezzo? Vuoi farmelo ripetere ancora? Mari è morta! La vuoi piantare? E già che ci sei, smetti di fare la dura. Lo so che menti quando dici che non ti importa più di noi. Vai in giro con dei nuovi amici, ma vieni comunque qui nel nostro vecchio luogo di ritrovo. Per quanto ancora vuoi far finta di nulla. Non ascoltarlo, Aubrey. Parla a vanvera come al solito. È vero, Aubrey? Oh, mi sono scocciato. Voglio tornare a casa. Andiamocene. Già. Vieni anche tu, Aubrey. Oh. Va bene. A più tardi allora. Oddio. Aubrey. Perché? Perché continuate a tornare da me? Io voglio solo essere lasciata in pace. Robin, perché? Perché sei apparso proprio ora? Vogliamo che tu la smetta di tormentare Basil. Perché così di punto in bianco te la prendi con lui? Eravate amici. Lo eravamo tutti. Vuoi farmi sembrare la cattiva della storia, ma neanche tu sei senza colpa. Dov'eri quando Mari è morta? Dove eravate tutti voi? E tu... Tu sei il peggiore, Basil. Come osi farti vedere dopo quello che hai fatto? Aubrey, io... Stai lontano da me!
Che cavolo, Aubrey, cosa hai combinato? Ora hai davvero esagerato. No, un momento, non volevo certo... Robin, non preoccuparti di Aubrey, la tengo impegnata io. Tu aiuta Basil. Ma lui ha paura dell'acqua. Deve superarla per poterlo salvare. Che cosa voleva dire Aubrey, ragazzi? Siamo tornati qui. Mari. 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 Perché va via? Cioè, io, regà, io sto male. Cioè, perché cosa è successo? Ha detto a Basil dopo quello che hai fatto. Che cosa avrà fatto? Mari, ci siamo avvicinati un pochettino. Ma io, boh, ragazzi, non so che pensare. Cioè... sta cosa, mo mi fa pensare che sarà successo di così terribile, di così tremendo. Nessuno di noi è senza colpe. Dove eravate quando Maria è morta? Basil, tu sei il peggiore dopo quello che hai fatto. Oddio, qualcosa ti trascina verso il basso. Terribile, ci dobbiamo calmare. Assolutamente. Dobbiamo superare anche questa paura. Continuiamo a provare con concentrazione e calma. Ascolta la voce tormentata di Robin. Cerca di calmare il battito del cuore. Non avere paura. È meno spaventoso di quanto immagini. Ok, calmiamoci di nuovo. Dobbiamo continuare a respirare. Fino a quando non superiamo anche questa fobia. Devi andare avanti, non arrenderti, anche se ti sembra impossibile. Tendi la mano nella direzione della voce. E ricordi come resistere. Quindi dobbiamo resistere. Robin resiste. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Fa sempre venire l'ansia comunque, regà, sta cosa, queste sorte di incontri, di scontri, non so come li possiamo chiamare, ma fanno venire sempre l'ansia. Devo continuare a resistere, forse? Vediamo se è la soluzione migliore. Forza, forza, ce la puoi fare, Robin. Resisti. Resisti. Mamma mia, sti suoni. Mamma mia, è terribile. Ce la puoi fare, Robin. Siamo quasi in cima. Forza, forza e coraggio, Robin.
Il respiro di Basil sembra regolare, ma dobbiamo portarlo subito al caldo. Sì, ha avuto una brutta giornata. Presto, riportiamolo a casa. Fermi! Dove pensate di andare? Basta così. Non ti sembra di aver causato già abbastanza guai? Su, ragazzi, andiamo. Mamma mia. C'è dell'astio fortissimo comunque, con Aubrey. Lei sembra essersi più risentita per qualcosa che è successo e per questo ha deciso di allontanarsi da tutti. E non lo so, ragazzi, cioè sono... Io continuo a ripetere il termine perplessa, ma sono veramente molto perplessa perché non so cosa pensare. Cioè continuano a lanciarci indizi, ma ovviamente non sappiamo ancora nulla nello specifico. Ah, dobbiamo riportarla a casa sua? E certo, sì che lo portiamo a casa nostra. E andiamo di qua. Anche perché Polly sarà pure in pensiero, poveraccia. Basil, cos'è successo? Sta bene? Respira in modo regolare, ha solo bisogno di abiti asciutti e di un letto caldo. Sì, me ne occupo subito. Presto, entrate. Puoi aiutarmi a portarlo nella sua stanza? Subito. Accidenti, che storia. Spero che Basil si svegli presto. Boh, sono pensierosa più che altro, ragazzi. Ok, andiamo in camera sua. No, qua c'è la nonna. Di camera sua è di qua. Kelly, Robin. Sembra che Basil si riprenderà senza problemi. La mamma mi ha detto che Basil era scomparso e che eravate andate a cercarlo. Mentre giravo per il parco ho sentito delle voci provenire dal nostro luogo di ritrovo. Direi che sono arrivato giusto in tempo. Avanti, cos'è successo lì? Aubrey ha spinto Basil nel lago. Cosa? Quella era Aubrey? Ma no, non farebbe mai questo a Basil, non l'ha manco riconosciuto. Deve esserci stato un qualche malinteso. Non è più la stessa, Hiro. Ha preso una brutta strada dopo che si è partito per l'università. Aubrey, cos'è successo mentre ero via? Forse non me ne sarei mai dovuto andare. Non è colpa tua se è andata così. Anzi, per fortuna che sei ritornato appena in tempo. Hai fatto tutto ciò che potevi. Dai, andiamo a casa. Va bene, allora vediamo di tornare a casa di Kel. Sai, Robin, prima sei stato davvero incredibile. Ci voleva coraggio a tuffarsi nel lago per salvare Basil a quel modo. Credo che sia giusto riconoscertelo, anche se alla fine Hiro ha salvato tutti. Ti va di darmi il 5? Certo, perché no? Bene, andiamo allora. Ecco qua la casa di Kel e di Hiro, ovviamente. Signora! Kel, Hiro, dove eravate finiti? È così tardi, ero preoccupatissima. Perdonaci, mamma, c'è stato qualche contrattempo, ma abbiamo trovato Basil e ora è al sicuro. Ah, sappiate che ho passato tutta la settimana a preparare il pollo arrosto per questa cena. E si è fatto freddo. Oh, poverina. Dai, mamma, ti prego, non piangere. Non preoccuparti, mamma, c'è sempre il microonde. Oh, la mia povera cena. Dai, tesoro, non disperarti così. Oggi è un giorno speciale, non essere triste. Guarda, Hiro è tornato da noi. Sono felice di riaverti qui, figliolo. Grazie, papà. Ah, oh, tuo padre ha ragione, non è il momento per piangere. È bello riaverti qui con noi, Hiro. Ci sei mancato tanto. Ah! Oh, sembra che Sally sia sveglia. Ah, era il pianto di una bambina. Allora vado a prenderla. Oddio, non sarà una neonata, però vabbè. Su, ragazzi, sarete affamati. Godetevi pure la cena. Ok, ma mangiamo tutti insieme. Grande, prendiamo un po' di roba e scaldiamola. Ok, andiamo a mangiare allora. Oh, ammazza, altro che pollo. Questo è un super tacchino, porca vacca. Pasto casereccio. Riscaldiamo il microonde, di qua c'era la cucina, immagino. E qui è il microonde. Ecco fatto. Ah, ora che la situazione si è calmata possiamo finalmente rilassarci un po'.
Sono davvero felice di rivederti, Robin. È passato davvero troppo tempo. E sono contento di rivedere anche te, Kel. Robin, ho saputo dalla mamma che stai per trasferirti. Che cosa emozionante. Sì, è così. Domani sarà il suo ultimo giorno con noi. Trasferirsi ti sembrerà angosciante adesso, ma non è così male una volta che ti abitui all'idea. Penso sia ciò che ti ci vuole, Robin. Si impara tanto andando in un posto nuovo ed è bello vivere un nuovo inizio. Mi dispiace vederti andar via, ma ci basterà restare in contatto. Che tenero, Hiro. Ah, certo che abbiamo tanti ricordi insieme. A volte mi mancano quei giorni. Il dolce far nulla, le merende, il succo di frutta. Sì, facevamo tutto insieme. Andavamo al parco, al lago, al mare. Ma la cosa che mi manca di più è ritrovarci a casa tua, Robin. Avevate tutto. Un televisore enorme, giochi all'ultimo grido, un pianoforte e ovviamente una casa sull'albero. È vero, quello era il massimo. Chissà se è ancora lì. C'è ancora, vero Robin? Direi che la cena è pronta. Andiamo a mangiare in soggiorno. Possiamo continuare a parlare lì. Va bene, quindi portiamo il pollo mega tacchino a tavola. Guarda, Hiro, abbiamo preso i tuoi cibi preferiti. Dei biscotti con scaglie di cioccolata e un buon sandwich, Hiro. Oh, come siete gentili, proprio come l'anno scorso. Mi sono offerto di aiutare tua madre a cucinare per stasera, ma lo sai com'è in cucina. Mi raccomando, dille quanto è buono tutto quello che prepara. Ok, allora. Dovremmo mangiare qua. Ma dove? Giusto, Hiro. Ieri Basil ha dato a Robin il suo album di foto. Vuoi darci un'occhiata? È l'album di foto di Basil con te. Certo, guardiamolo mentre ceniamo. Noi le avevamo già viste queste foto, ovviamente. Eh sì, le avevamo viste tutte. Ok. Purtroppo mancano alcune foto. Aubrey ha rubato l'album a Basil, ma l'abbiamo recuperato. Forse ha tenuto lei le foto mancanti. Ehi, Hiro, che ti prende? Tutto bene? Sì, è solo che... Ecco. Mari non è nessuna di queste foto. È vero. Non c'è. Ah, quest'album mi fa ricordare così tanti bei momenti. Le cose erano più semplici quando eravamo piccoli. Robin, ho un favore da chiederti. Pensi di poterci mostrare la tua casa per un'ultima volta prima di partire? Oh, mi piace l'idea, ma prima devi convincere la mamma. Si lamenterà di sicuro perché non passi abbastanza tempo con lei, le solite cose, lo sai com'è. Ecco la bimba! Ah, che fatica a sistemare tutto. Sally ha fatto un bisognino, ma adesso è pulita. Che è un cane, un bisognino. Ehi Sally, bubu, settete! Piantala, Kel, le fai paura. Ecco, ehi, mamma, volevo chiederti se potevamo andare un po' a casa di Robin, visto che si trasferirà a breve. Oh, ma sei appena tornato, ed è già tardi, perché invece non passi del tempo con tua madre? Starò qui per il resto dell'estate, mentre Robin va via dopodomani. Avremo tutto il tempo che vogliamo. Penso che Hiro farebbe bene a passare del tempo con Kel e Robin. Era da molto che non vedevo Robin in giro. È tanto che i ragazzi non hanno occasione di stare insieme. Penso che dovremmo lasciarli liberi. Oh, e va bene, andate pure a divertirvi. Ma Hiro dovrà aiutarmi a lavare i piatti per una settimana. Certo, affare fatto. E va bene, siete liberi di andare. Forza Sally, lasciamo da soli quei cattivoni dei tuoi fratelli. Non vogliono saperle nulla di noi, vero Sally? Mamma mia, che pesante. Cioè, Hiro ha fatto un ragionamento non fa una piega. Starò per il resto dell'estate qua. Mi devi rompere il cazzo mo per un momento che vado a casa dell'amico. Dai, mamma. Perfetto, allora possiamo uscire e andare verso casa di Robin. Sai, sono davvero felice che possiamo passare del tempo insieme. Ma mi sento in colpa per aver lasciato mamma da sola. Prima di andare a casa tua, passiamo ad aggiustare tutto e prendiamole dei fiori. Sono certo che le farà piacere. Oh, Hiro, resterei sempre un mammone. L'ha chiamato l'aggiusta tutto. Non sarà dentro l'Adermar. Dai, eccolo qua. Fixi. Ecco qua dei fiori.
Benvenuti da Aggiusta Tutto, dove potete comprare gli attrezzi per diventare anche voi Aggiusta Tutto. Come posso servirvi? Ops, prima che mi dimentichi, Robin, eccoti dei soldi per i fiori per mia madre. Non pensai mica che avrei fatto pagare te, no? Ok, perfetto. Compriamo dei fiori, magari ne prendiamo 5, no? Giusto 10 dollari. Perfetto, io direi che può bastare così. Mamma adorerà questi fiori, passiamo a casa mia per darle il Robin. Sì, ma dovevamo andare direttamente a casa mia, però va bene, ok. Eccoci qua, vedremo quanto sarà contenta la mamma. Si sta facendo piuttosto tardi, faremo meglio ad andare a casa tua dopo di questo. Ti va bene? Certo, sì. Infatti pensavo fosse quello il piano, andare direttamente a casa. Però vabbè, andiamo a trovare la mamma. Dove sarà mai? Dove sarà mai? Sarà in bagno? Signora sta cagando? Per fortuna no. Eccola qua. Perfetto, dai, dalle sti fiori. Con suo charme, ovviamente. Ehi mamma, ti ho preso dei fiori. Oh, sono per me. Sono molto belli, grazie. Ah, Iro, il tuo fascino non fallisce mai. Sei tale e quale a tuo padre. Te fiero. Scusami, prima ho esagerato. Dopotutto Robin sta per trasferirsi. Cercate di restare in contatto. Col passare degli anni diventa sempre più difficile farsi nuovi amici. Mamma, non dire cose così tristi. Ce la caveremo. Sì, ne sono certa. Prenditi cura di te, Robin. E ricorda che qui sarai sempre accolto a braccia aperte. Che tenera. Grazie signora. Benissimo, quindi possiamo ovviamente uscire. Oddio, mamma mia, già si è fatto notte. Oh, caspiterina. Wow, me ne rendo conto solo ora. È passato tantissimo dall'ultima volta che siamo entrati in casa tua. Nonostante siamo vicini di casa, il tempo vola, eh. Sì, puoi dirlo forte. Entriamo allora, dopo di te Robin. Benissimo, allora io direi che posso salvare qua la partita ragazzi, perché per oggi ho finito il tempo a disposizione. Ma sono molto in pensiero per tutta questa situazione, perché temo che verremo a scoprire qualcosa di veramente brutto, di qualcosa di veramente spiacevole, che purtroppo ha segnato la vita di tutti questi ragazzi, ha segnato anche la fine del loro rapporto d'amicizia in qualche modo. Quindi non lo so, sono davvero molto in pensiero. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.